TV, piattaforma Eleven Sports. Un saluto da Antonio Torrisi e bentornati allo stadio Angelo Massimino di Catania, dove tra poco assisteremo alla gara valida per la 27esima giornata del campionato di Serie C, Girone C, e la gara nello specifico tra Catania e Paganese. Alla luce dell'esclusione del Matera, Marotta per Curiale. Curiale prova di prima, attenzione a Marotta con il destro, la parata di Santo Padre, primo squillo della Catania. Al secondo mischietto fischia Capece, prova la battuta in porta e c'è la rete, il gol di Capece che sorprende tutti e Paganese in vantaggio. Catania 0, Paganese 1. Capece va in panchina ad abbracciare i suoi compagni, ha fatto un gol incredibile Capece. Stabia, Giorgio Capece lascia così il segno, Baraglia mette dentro Curiale e sotto porta non riesce ad insaccare Davis Curiale. Si accende la partita al Massimino, Calapai mette in mezzo, Curiale prova a girarsi, Curiale scarica per Biagianti con il mancino, Marco Biagianti. Che partita al Massimino, Catania 1, Paganese 1, mancino incredibile di Sottil, lancio lungo per Curiale, Curiale contro Della Fiore, stop, sponda per Mannè, dentro per Marotta, messo giù, tutto regolare secondo il direttore di gara. Baraglie supera Navas, rischia qualcosina ancora, Baraglie supera anche Caro Tenuto, Baraglie si imbola, Baraglie la rimonta, attenzione a Curiale, Santo Padre, per un attimo c'era stata la rimonta. Angiulli palla con il mancino parato da Santo Padre, allora Mannè riconquista il pallone, Mannè entra in area, Mannè mette in mezzo Curiale, non riesce a toccarla. Ora Calapai scende sull'attacco di Gaeta, sul secondo palo per Marotta, mette in mezzo, Angiulli si coordina, poi Mannè che sbaglia da due passi, occasionissima per il Catania, proprio allo scadere dei primi 45. Mannè, ancora Calapai scende la corrente, Calapai prova, ancora Calapai, Capece, ancora Calapai, altissimo sopra la traversa, ma che occasione per il Catania. Poi chiede l'intervento di un compagno, Gaeta, adesso Maeta, Mannè, una fusione tra Gaeta e Mannè. Lodi prova con il mancino, Francesco Lodi ha fatto un gol incredibile e porta il Catania. E allora Mannè, punta Perri, Mannè entra in area, Mannè doppio passo, Mannè, ancora Mannè, linea di fondo campo, mette in mezzo dove non c'è nessuno, si avventa Curiale, Santo Padre, miracolo nel portiere della Paganese. Intagliata sul secondo palo per Lodi, o meglio dall'altra parte per Francesco Lodi, palla in mezzo per Carriero in scivolata, Santo Padre riesce ad uscire, c'è fallo pure, o comunque c'era fuori, lotta con Baraglie, soffia via il pallone, mette in mezzo tazza, il colpo di testa di Parigi tagliato, si dispera in panchina De Sanso, buona Mannè, ancora Calapai, scende Luca Calapai, supera tutti Calapai, è un treno Calapai, mette in mezzo Mannè, lo stop Mannè, Santo Padre riesce a mettere fuori. Di Piazza, lancio pazzesco per Di Piazza, Di Piazza ha provato il lob, non supera Santo Padre che rimane sul posto, che parata di Santo Padre. Davide Curti dice che può bastare così, Catania 2, Paganese 1, decide la rete di Francesco Lodi nel secondo tempo, prima il vantaggio di Capece della Paganese, il pareggio di Marco Biagianti, ma al 57esimo, come detto, il mancino al giro di Pregero.